in camerino a comunicarci al Titan che Jimmy voleva assolutamente conoscere. Ma Jimmy chi? Hendrix! Hendrix, ho capito. Esatto. Allora lui è entrato, ragazzi, anzi Romano, riga Hendrix, siete venuti in casino, vocalizzonate. E noi siamo rimasti stupefatti. È vero, questo è verità. Perché noi Jimmy Hendrix, per noi c'era Paul McCartney, John Lennon, era il numero uno. E allora a quel punto siamo, ho detto, visto che ti sono piaciuti, facciamoli suonare a Brancaccio. Capito? Allora grazie Albertino. A Massimo Bernardi, a Massimo, guarda che Jimmy vuole che questi ragazzi suonano, esatto, a Brancaccio. Subito prima di lui. Sentire come siete arrivati al Brancaccio voi con 500, questa con è 500. Storia, noi siamo tutti ai 500 all'epoca, la 500, si è chiamato Topone, il pomeriggio abbiamo pure fatto tardi e non si è, purtroppo. Senti, ma il bassista che fino a fatto? Piero, non suona più da 40 anni. No, quanti eravate in 500? 5 in 500 con le chitarre. Basso e chitarra con tanto di fodere. 4, quindi... chitarra e basso. Quindi avete dovuto aprire pure il tettino sopra. Canene pure, tre canne di erba e due di fumo buonissimo. Massimo, Jimmy vuole il suo gruppo. Mi hanno suonato al Brancaccio. Conosci sta cosa vera, che lui è testimone. Il giorno dopo ci hanno convocato al suo albergo, come si chiamava? Al Mediterraneo. O sai che cosa ci hanno proposto? Non so che tu l'hai mai saputo sta cosa. A quale albergo? Ci hanno proposto. Jimmy, era il Metropole. Vabbè. Albergo di terza categoria. Ci hanno detto se noi eravamo disponibili per seguirlo nel suo prossimo tour negli Stati Uniti, e noi ventenni ragazzini senza passaporto siamo rimasti come quattro coglioni, avete detto no a Jimi Hendrix. Ma non potevamo dire no, non c'erano i passaporti. Non potevamo partire. Poi questi dovevano lavorare, oh, mica c'erano i soldi, questi già mantenevano la famiglia. E andiamo. Preso, cioè Gibson SC, l'ha girato, avevamo iniziato a suonare, poi è arrivato Non Reddit, che dopo 5-6 minuti è venuto da me, chiaramente ho capito, gli ho dato la chitarra, poi dopo ha seguitato Ruggero, poi tu gli hai detto Ruggero fammi un paio di pezzetti, ma c'avete ancora quella chitarra, quella cosa? Questo si è venduto alla batteria. Allora, e vuole assolutamente fare una jam session con noi e per la prima volta lo dichiariamo ufficialmente in pubblico, non ha suonato la chitarra ma il basso
perché non aveva la chitarra con sé, per cui suona il basso improvvisando delle cose così astruse per giocare.